Do lettura della bolla con cui Papa Francesco ha costituito la nostra Chiesa sede cardinalizia. Francesco, vescovo, servo dei servi di Dio a perpetua memoria, poiché i titoli presbiterali cardinalizi che sono in grande onore a Roma, non erano più sufficienti per essere assegnati ai padri cardinali ed era quindi necessario crearne dei nuovi, ci è sembrato opportuno elevare a tale dignità il Tempio di Santa Maria del Buon Consiglio. Giustamente, infatti, viene considerato uno dei più illustri dell'Urbe. Seguendo perciò la consuetudine dei nostri predecessori, in forza della suprema apostolica autorità, eleviamo al grado di titolo presbiterale cardinalizio il Tempio di Santa Maria del Buon Consiglio, con i diritti e i privilegi che sogliono attribuirsi a tali chiese in Roma. Desideriamo inoltre che queste nostre lettere siano portate a conoscenza del clero e del popolo di codesto Tempio, affinché per la loro opera in questa Chiesa, giudicata degna di tanto onore, più copiosamente si producano esempi di pietà. Del resto, vogliamo che questa Costituzione abbia i suoi effetti giuridici ora e nel futuro,
e che nessuna cosa in contrario possa impedirlo. Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, il giorno 28 del mese di novembre, nella vigilia della prima domenica di Avvento, nell'anno del Signore 2020, ottavo del nostro pontificato. Francesco. Do ora lettura della bolla con cui il Papa Francesco assegna questa chiesa, questa parrocchia, al nuovo cardinale Paolo Lo Iudice. Francesco Vescovo, servo dei servi di Dio, al venerato fratello Augusto Paolo Lo Iudice, Arcivescovo di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino, eletto Cardinale di Santa Romana Chiesa, salute e apostolica benedizione. Avendo ritenuto opportuno ascrivere al Collegio dei Padri Cardinali te, venerato fratello, ornato di ottime qualità e benemerito della Chiesa in questo concistoro, in forza della nostra potestà apostolica, ti nominiamo cardinale presbitero con tutti i diritti e i doveri che sono propri dei cardinali del tuo ordine, assegnandoti in questa alma urbe l'insigne tempio di Santa Maria del Buon Consiglio, il cui rettore e clero insieme, con quanti fossero addetti ad esso, esortiamo paternamente perché quando ne prenderai possesso ti accolgano con gioia e ti onorino con dovuta riverenza. Inoltre ci rallegriamo vivamente con te, perché eletto nel Senato della Chiesa Cattolica, tu potrai assisterci nella cura delle questioni di supremo interesse e far onore alla sede romana, mentre preghiamo il Dio benignissimo che voglia arricchirti dei suoi doni e confermarti con la sua grazia e con il suo aiuto. Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, il giorno 28 del mese di novembre, nella vigilia della prima domenica di Avvento dell'anno del Signore 2020, ottavo del nostro pontificato, Francesco. Eminenza reverendissima, caro Don Paolo, so che non ti dispiace se mi rivolgo a te in modo confidenziale, tanto è l'affetto che lega tutti noi alla tua persona. Ecco, in questo momento molto solenne vorrei dirti semplicemente questo. Prima ricordare che circa 30 anni fa tu hai mosso i tuoi primi passi da prete qui, in questa chiesa e con la gente di questo quartiere. E mi piace soprattutto pensare che fino all'ultimo giorno della tua vita tu sarai cardinale della Chiesa di Dio, no? Con il titolo di Santa Maria del Buon Consiglio. E allora ecco, in questo momento ti auguro proprio questo, che la Madonna vegli sempre su di te, ti protegga e ti custodisca la tua persona e il tuo ministero di pastore. Auguri, Don Paolo. Grazie.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, di questo incontro di gioia, di serenità, di pace, di famiglia, permettimi di dirla così, Elvio, chiediamo perdono a Dio Padre dei nostri peccati e accogliamo fiduciosi la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, la colpa mi è grandissima e supplico la beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per la benedizione dei nostri. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Preghiamo. Signore, tu sai quanto timidi e incerti sono i pensieri dei mortali. Per intercessione di Maria, madre del buon consiglio, nel cui grembo virginale il Verbo si è fatto uomo, concedi a noi il tuo spirito perché ci faccia conoscere ciò che piace a te e ci guidi nei travagli della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si spartisce la preda. Poiché tu, come al tempo di Madian, hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone dell'aguzzino. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il segno della sovranità, ed è chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo del Signore. Parola di Dio.
Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme, dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota, e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Al compiersi della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Parola di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Signore. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua, diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu, invece, hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua grazia e i suoi discepoli credettero in lui.
Parola del Signore. La parola di Dio che abbiamo ascoltato questa sera ci fa toccare con mano, ricordandocelo, presentandocelo, il mistero dell'incarnazione. Il profeta Isaia, il popolo che camminava nelle tenebre, vide una grande luce, quella luce è Gesù. Ci fa toccare il fuoco dello Spirito Santo, la Pentecoste, la narrazione degli Atti degli Apostoli, l'enumerazione dei discepoli ormai divenuti apostoli, la concordia nella preghiera, l'unione tra di loro e poi quello che è accaduto, che ha cambiato completamente, in maniera definitiva, le loro vite. E poi il Vangelo, le nozze di Cana, ci portano al centro, a questa parola centrale della pronunciata da Maria, la sua prima parola nel Vangelo di Giovanni. Fate quello che vi dirà, cioè ascoltatelo, dategli retta, mettetelo al centro della vita, non vi distraete, non vi distaccate da questa ricchezza, da questa grande esperienza che vi accompagnerà e vi guiderà per tutta la vita. E allora è una domanda che mi sono fatto sempre, che mi sono posto e che ho posto a tante persone: avremo fatto quello che il Signore ci aveva detto di fare, ci dice di fare e ci dirà di fare? E allora è la ricerca della sua volontà, la ricerca di quello che per lui è importante, che se è importante per lui lo è anche per noi, perché cerca di offrirci il meglio per la nostra vita. Quando comprendo nella vita, nel cammino di fede, che il nostro Dio è sì un Dio esigente, ma non è un Dio esigente per se stesso, ma per il nostro bene, e allora cambia tutto. E allora le cose non è che diventano più facili, restano complesse, ma certamente assumono una dimensione, una linea, una prospettiva diversa. Cara, carissima comunità parrocchiale di Santa Maria del Buon Consiglio, sono qui per questo titolo che il Papa mi ha attribuito quando ha voluto farmi cardinale. È un titolo che viene attribuito, come già veniva letto nelle due bolle all'inizio da Don Elvio, all'atto della nomina a ogni cardinale della Chiesa Cattolica, che è un titolo che resta per la vita. E questo titolo, in qualche modo, relativo alla Diocesi di Roma, simboleggia l'unità del Collegio dei Cardinali, come strumento di supporto, di aiuto, dell'attività pastorale del Vescovo di Roma, che è il Papa. Posso dire, per me un ritorno, innanzitutto in questa città. Io ci sono nato, vissuto fino a 2 anni fa, quindi la maggior parte della mia vita fino ad ora si è svolta qui. Una parrocchia che ho incontrato nel lontano 1987 per la prima volta, quando da accolito frequentavo la domenica, venivo la domenica in supporto alle celebrazioni liturgiche. Una parrocchia che ha una lunga storia, che ha una storia che affonda le sue radici all'inizio del secolo scorso, all'inizio del Novecento. Nell'aprile del 1912 Papa San Pio X autorizza la costruzione di una chiesa dedicata alla Madonna del Buon Consiglio e l'annessa casa canonica, proprio qui sopra, su via Tuscolana, a fianco alla scuola già esistente. Questa chiesa
verrà aperta al culto il 9 aprile del 1916, con festeggiamenti di tutto il quartiere. Il primo cappellano è il sacerdote Domenico Tardini, che poi diverrà cardinale, segretario di Stato. Il 26 luglio 1919, Papa Benedetto XV erigeva giuridicamente la nuova parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio. Nel 1921 subentrano e arrivano quindi qui nel quartiere le figlie della Divina Provvidenza, le suore che sono qui a fianco, che aprono l'asilo, la scuola elementare, un laboratorio, un orfanotrofio e un ambulatorio gratuito. Poi fu loro affidata dal Circolo di San Pietro anche una cucina economica per gli operai poveri e disoccupati. I parroci, Don Paolo Viti, a cui seguì nel 1929 Don Gioacchino Rei, parroco che ha lasciato senz'altro un segno al tempo della deportazione, al tempo della guerra, decorato al valor militare, fino a quando morì proprio in un incidente, nel 1944. E poi arrivò Don Alberto Tedeschi, altro parroco storico, un uomo imponente, si ricorda dal fisico prestante, che ha ampliato la chiesa, l'ha fatta più grande, ha aggiunto le navate laterali, il transetto. E Don Alberto però vede solo una parte dell'ampliamento strutturale, perché poi chi gli è succeduto nel 1960 completò l'opera e qui siamo un po' di più ai nostri giorni, ai miei giorni. Don Guglielmo Cerquitella, che tutti, la maggior parte, le persone adulte sicuramente ricordano, scomparso alcuni anni fa, e che veramente mi attese, mi accompagnò in tutto l'anno del diaconato e poi appena diventai prete lui lasciò e quindi stette qui con noi per un periodo, per un annetto, e poi si ritirò in un'altra realtà. Anni impegnativi, anche quelli che vennero prima di me, gli anni 70 vedono un altro segno bello che tutti ricordano, penso le persone più grandi, ed era una delle cose che mi verrà raccontata più spesso. Un grande dono fu la visita di Madre Teresa di Calcutta, la Quaresima del 1979. C'erano le missionarie della Carità che abitavano qui vicino a Tor Fiscale, avevano una casa. E Madre Teresa, che tra l'altro ha lasciato un biglietto autografo, si rivolse ai fedeli, soprattutto ai giovani, parlò dell'importanza della preghiera nella vita, descrivendola come il fondamento su cui reggeva tutta la sua azione caritativa. Ebbene sì. E i più grandi lo ricorderanno anche questo particolare, alla fine dell'incontro invitò tutta la comunità a dedicare maggior tempo alla preghiera, soprattutto nell'adorazione eucaristica. Da questo invito nacque l'appuntamento del sabato pomeriggio, che da quasi 40 anni, per tanti decenni, ha visto la comunità riunirsi in preghiera i sabati pomeriggio davanti a Gesù Eucaristia. Ma un altro fatto, e qui sono il tempo e il periodo in cui io ero qui, siamo alla fine del 1988, ero appena diacono, il cardinal Martin, Jacques Martin, ha presieduto una veglia di preghiera, e forse qualcuno lo ricorda, durante la quale il feretro del fondatore del COR, del Centro Oratori Romani, viene deposto in quel sarcofago che ancora è lì, che è lì sotto quell'arcata. Fu fatto proprio costruire appositamente da Don Guglielmo, che aveva una venerazione particolare per quest'uomo, che aveva dato un'impronta e che io sentivo molto forte negli anni in cui sono qui, soprattutto quando ci si interrogava sul... è paradossale, dico una cosa, sembra un'assurdità, ci si interrogava sul come era possibile che ci fossero tantissimi ragazzi e giovani in questa parrocchia, no? Ci si chiedeva, ma com'è possibile? La crisi, la difficoltà, parliamo di un po' di anni fa, ma... E io sempre, spessissimo mi capitava di rispondere, io credo che sia proprio l'aria, il clima, il seme lasciato da Arnaldo Canepa in questo territorio, in questa realtà. Ricordo ancora questa veglia, la sera, la notte, rimase qui...
il sarcofago di Arnaldo Canepa tutta la notte. Io ricordo che dal coretto lassù rimasi da solo per un lungo periodo. Poi il giorno dopo il cardinale Ugo Poletti ha presieduto una messa solenne in questa parrocchia. Poi venne Don Raffaele Ruocco e poi sei arrivato tu, caro Don Elvio. Ebbene sì, caro Elvio, noi ci siamo conosciuti, e tu ricordi bene, alla vigilia del mio diaconato, nell'88, quando eri il parroco a Torre Gaia, nella parrocchia territoriale da dove viveva e vive la mia famiglia. Ti consegnavo le pubblicazioni e ci siamo presentati, e tu eri appena arrivato in quella parrocchia a causa nostre letizie. E poi dopo tu eri ancora lì, ti ritrovo dopo un po' di anni, sempre parroco lì a Torre Gaia, come parroco confinante, quando arrivo io a Torbella Monaca nel 1997. E poi dopo 2 anni tu diventi parroco a Santa Maria del Buon Consiglio. Insomma, una specie di rincorsa, ci siamo un po' rincorsi quasi in un cerchio virtuoso. Qui a Santa Maria del Buon Consiglio, dove, come dicevo e come tutti sappiamo, ho vissuto la mia prima esperienza di vita diaconale, e l'esperienza di vita diaconale è la prima esperienza di vita sacerdotale. 4 anni, tra un anno di diaconato e 3 di sacerdozio, di grande intensità spirituale, di grande fatica umana, dove ho conosciuto e sperimentato l'azione della grazia di Dio che passa attraverso la persona del sacerdote. Ho sperimentato, d'altra parte era l'inizio del ministero, non poteva che essere così, ho sperimentato che effettivamente Dio attraverso di noi può fare delle cose veramente straordinarie, ma senza che noi, voglio dire, siamo solo strumenti, canali della sua grazia. Quindi l'azione della grazia di Dio, ho sperimentato la fatica del ministero sacerdotale, anche nel lunghissimo periodo, io lo racconto ogni tanto spesso, credo di non aver, nelle altre parrocchie, di non aver mai più confessato 8-10 ore di seguito, sì, forse in seminario, vabbè, ma quello era un altro discorso, da padre spirituale sì, mi capitava, ma... E qui mi succedeva, in quel confessionalino laggiù in fondo, anzi in quei confessionali che ricordo, ci andammo a caricare con un camion, io e altre 3 persone, da un'altra parrocchia che ce li regalava, e poi furono messi, sì, questo vizio di caricare e scaricare non me lo sono mai tolto, quindi abbiate pazienza. Però ho sperimentato anche la bellezza dell'incontro con il popolo di Dio, giorno e notte, e ho sperimentato il senso dell'essere, del mio essere prete diocesano, e con questo carisma specifico che ci appartiene, che è quello di accompagnare la vita delle persone da quando nascono a quando muoiono, di condividerla questa vita, questa strada. E allora di questa esperienza al Buon Consiglio ovviamente devo ringraziare per primo, anche se non è presente, stasera non è potuto esserci, ma Don Luciano Pascucci, che allora era viceparroco. Quando io arrivai qui, lui era viceparroco da 2 anni, dall'86, perché fu lui a chiedere al Cardinal Poletti se poteva mandarmi qui ad affiancarlo, in particolare nelle attività dell'oratorio. Lui era già viceparroco, perché lo aveva chiesto, e il Cardinal Poletti accolse. Poi dopo la storia non andò in questo modo, è andata in altro modo, ma tutto è grazia di Dio. Dell'oratorio, sì, dello splendido oratorio di Santa Maria del Buon Consiglio, che tra l'altro in questa parrocchia, almeno in quegli anni, non so poi dopo, ma caratterizzava anche il nome, al punto tale che quando con i giovani ragazzi ci si doveva ritrovare o tra di loro si ritrovavano, si diceva ci vediamo all'oratorio, non si usava dire ci vediamo in parrocchia, come magari capita in tanti altri posti, perché l'oratorio aveva uno spazio particolarissimo, e anche il linguaggio alla sua esistenza. E qui, a proposito dell'oratorio, già lo citavo in questa esperienza della sua presenza qui in questa parrocchia, Arnaldo Canepa. Sì, lui rappresenta un pezzo della storia di questa comunità e di questo territorio.
Lui già nel 1926, con altri confratelli del terzo ordine francescano a cui apparteneva, comincia a frequentare questo allora periferico e disagiato quartiere romano che era nato dopo la Prima Guerra Mondiale. Canepa veniva tutti i sabati ad assistere le famiglie indigenti, povere, apre un dormitorio per i senza tetto. Sì, si rende conto da subito che a Santa Maria del Buon Consiglio i giovani costituiscono veramente una presenza, una grande e fondamentale ricchezza. Si rende conto che quell'apostolato in mezzo ai giovani, ai bambini, ai ragazzi è il più urgente di tutti. E poi, come dirà spesso, a tale opera dobbiamo tutto noi stessi. Lui si scopre lentamente, ma in maniera estremamente significativa, la vocazione di catechista. E mi veniva in mente, rileggendo un po' queste righe biografiche di Arnaldo Canepa, il desiderio che Papa Francesco ha avuto, ha voluto, ha messo in atto qualche settimana fa, di erigere il catechista come ministero della Chiesa, da cui poi un cammino che si aprirà, vedremo come, in che modo. Il catechista non è un aiutante così, ma è un vero e proprio ministero nella Chiesa. E questo potremmo dire quasi che Canepa l'aveva anticipato in qualche modo. E per fortuna in quel periodo si allargavano, arrivavano tanti bambini, ragazzi, gli spazi non bastavano mai. Allora si costruisce un altro salone, un vicino alla casa parrocchiale, si fanno attività, un piccolo teatrino, si tengono adunanze. In poco tempo si radunano centinaia di bambini che vengono tolti letteralmente dalla strada. Canepa li riunisce nel teatro, li istruisce con l'aiuto di una macchina per la proiezione d'immagine, immaginate in quel tempo, racconta loro le storie dei santi, dei quali è un profondo, profondissimo conoscitore. Ma all'apostolato attivo Arnaldo Canepa accompagna un intenso, profondo, profondissimo rapporto con Gesù, col Signore. Si racconta di lui che si alzava alle 4 del mattino per pregare. Alle 6:30 serviva già la prima messa come ministrante all'altare. Mentre arrivava in oratorio recitava uno o più rosari, sì. Aveva capito perfettamente che solo la forza della preghiera può sostenere, aiutare, accompagnare ogni qualsivoglia azione, opera di apostolato. Se vogliamo avere un apostolato efficace, utile, che arrivi al dunque, non possiamo non fecondarlo continuamente, continuamente, oserei dire giorno e notte, con la preghiera. Santa Maria del Buon Consiglio, come dicevo, dove è iniziata la mia esperienza sacerdotale, ma devo dire anche un'altra cosa, in qualche modo dove questa esperienza continua. Perché? I miei più stretti, potremmo dire, collaboratori in quegli anni in cui io sono stato qui, ma ancora di più amici, compagni corresponsabili dei gruppi giovanili che avevamo, erano Adelindo, a tutti noto, Marco, Loredana, e con loro abbiamo fatto veramente un cammino, una strada di grande, profondo significato. Con loro e con tanti altri membri di comunità di quegli anni si è intessuto un dialogo profondo che, e questa è la grazia di Dio, che non si è mai interrotto. Ho accompagnato la loro e quella di tanti altri allora ragazzetti, oggi adulti, la loro storia di vita, i loro matrimoni, i battesimi dei loro figli, anche i momenti difficili, i momenti del dolore. In modo particolare in quegli anni una storia di dolore che colpì tutti quanti noi, e la morte di Alessandra Castelli. Era il 5 dicembre del 90 e Alessandra aveva, come tutti voi, 16 anni. E credo che qualcuno se lo ricordi, qualcuno sicuramente, forse tutti, quel giorno in maniera stranissima, almeno chiedemmo anche a Bruno Mattei il motivo, ma io non me lo ricordo se me l'ha spiegato o no, andò via, cioè si abbassò la luce. Praticamente ci fu un calo di tensione per tutto il pomeriggio. È durato alcune ore, il giorno in cui morì Alessandra. Credo che alcuni di voi se lo ricordino. Forse era un segno anche quello che ci diceva che veniva a mancare una presenza, una persona, una ragazza
come tante altre, che aveva un suo significato. E anche quel momento, ormai sono passati 31 anni, e devo dire quel momento che per noi, i giovani, io, prete, tutti i giovani di quel gruppo, resta un appuntamento fisso da 31 anni. Perché noi tutti gli anni, il 5, intorno alla data del 5 dicembre, ci ritroviamo per celebrare quell'Eucaristia. E, come ho detto sempre ai genitori di Alessandra, spero di poterlo fare per tutta la vita. E tanti segni sono presenti anche oggi. Sì, per questo dicevo una sorta di... ci vedo una grande continuità. Ebbene sì, Dorian Dote, l'associazione che abbiamo costituito con alcuni di voi qualche anno fa, che insieme alla medicina solidale della dottoressa Ercoli svolge nel centro Fonte di Ismaele, in questo territorio, non lontano da qui, un servizio a favore dei bambini più fragili, dei bambini in condizioni di difficoltà, di abbandono e quant'altro. E allora non posso che innanzitutto ringraziare il Signore di tutto questo, ringraziare Dio per la vocazione che mi ha dato, per tutto quello che c'è stato fino ad ora. Non posso in questo momento non ringraziare Papa Francesco per questa fiducia che mi ha accordato, sia quando 6 anni fa mi ha nominato vescovo qui ausiliare a Roma, e poi adesso questa nomina a cardinale. E non posso non ringraziare tutti gli uomini e le donne che hanno incrociato e in alcune situazioni, in alcuni casi, determinato il mio cammino di fede, di vita e di ministero. Tutto il percorso, potremmo dire, di vita, la comunità parrocchiale che mi ha generato la fede, quella di Torre Maura, e poi dopo il Buon Consiglio l'esperienza ricca e significativa di San Vigilio, all'Eur, un quartiere completamente diverso, ma veramente costituito da tante, tante ricchezze umane, anche questi che, ringraziando Dio, sono cresciute e vanno avanti. Poi il periodo forse più intenso della mia vita sacerdotale, gli anni di Tor Bella Monaca, anni complessi, difficili, pesanti, senza ombra di dubbio, ma anche quelli pieni di una straordinaria umanità. E qui qualcuno che è presente, Sor Gabriella, Sor Rita, non possono non ricordare quanta umanità abbiamo incontrato, accompagnato, sostenuto, e quanto siamo stati aiutati da questa umanità sofferente. Poi arrivò l'esperienza del seminario romano come padre spirituale, dove ho incontrato alcuni dei confratelli qui presenti, sacerdoti appena entrati in seminario, seminaristi, e poi piano piano arrivati a questa tappa del sacerdozio. Anni faticosi, perché magari meno inclini alla mia personalità, insomma, al mio desiderio un po' di vita attiva, ma mi sono reso conto nel tempo, poi, col senno di poi, come si dice, quanto invece sono stati importanti per scoprire, accorgersi di un'altra parte dell'umanità della vita della Chiesa, quella proprio dei seminaristi, dei giovani preti, è come dire vedere dall'altra parte, e questo, anche questo mi ha aiutato tantissimo. Poi è arrivata la brevissima esperienza di San Luca, toccata e fuga, vero Teresa? Non ho fatto neanche in tempo ad arrivare che già sono andato via. Eppure anche lì ho trovato tantissima gente che mi ha voluto bene e che ha condiviso con me quei pochi mesi, ma in maniera veramente così intensa che anche questa resterà un'esperienza per tutta la vita, sicuramente. Poi è arrivato il settore sud di Roma, 59 parrocchie, un'altra parte di mondo. E poi, sì, l'entusiasmante diocesi di Siena, Colle, Montalcino, ormai quasi 2 anni fa. E quindi saluto i vicari, i sacerdoti, saluto il prefetto di Siena, lei, dottoressa Forte, e il dottor Franceschelli, il presidente della provincia, che ringrazio anche di questa presenza qui, insomma, in questo contesto romano, no? Che è un po', possiamo dire così, la conoscenza di un altro pezzettino della mia vita. E Siena e Roma, sì, due città forse potremmo dire unite ancora di più nella persona di un vescovo cardinale, e come Don Enrico Grassini ci ha giustamente spiegato, dopo quasi 3 secoli di storia, che non c'era un cardinale a Siena, 3 secoli, vero Don Enrico? Dico bene,
più o meno. E quindi una città, dicevo, come Siena, una città, quella di Siena, che ha le sue radici a Roma, e le radici storiche o forse un po' leggendarie, ma che torna, devo dire, in una delle parrocchie, questa qui del Buon Consiglio, più grandi, più significative della città. Sì, in qualche modo ora si è creato questo rapporto tra la città di la diocesi di Siena Colle Montalcino e la parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio. Un cammino che sarà quello che Dio vorrà, quanto dovrà durare, quanto andremo avanti, e sicuramente anche, e ce lo auguriamo, Don Elvio, quante esperienze magari riusciremo a fare anche nel percorso e nel cammino di fede che potremo condividere insieme in questo tempo in cui ritorno in qualche modo un po' a casa, ma anche con la gioia nel cuore di stasera stessa, di tornare a Siena immediatamente, e quindi di riprendere la nostra attività, il nostro cammino, il nostro lavoro veramente con entusiasmo e con gioia. E quindi, che dire, grazie a tutti voi. Dio Padre ha guardato l'umiltà di Maria, la benedetta tra tutte le donne. Lo supplichiamo per intercessione di colei che le generazioni chiamano beata. Diciamo insieme: benedici il tuo popolo, Signore. Per la tua Santa Chiesa, sposa di Cristo tuo Figlio, perché sappia continuamente rinnovarsi alla luce dello Spirito, per essere guida sicura per il tuo popolo, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per sua eminenza, Monsignor Augusto Paolo lo Iudice, perché il tuo Spirito lo guidi costantemente nella sua azione pastorale, gli dia forza per affrontare le prove e gli doni conforto ad ogni passo, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa particolare che è in Siena, Colle Valdelsa e Montalcino, ricolmala di grazie spirituali e fa che sotto la guida del suo pastore cammini sicura e sia luce e guida per tutte le genti di quei territori. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per i governanti e per coloro che hanno responsabilità nella società, illumina le loro menti perché operino scelte orientate al bene comune con un'attenzione particolare nei confronti dei poveri e dei bisognosi. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per noi che partecipiamo a questi santi misteri e per coloro che sono in comunione con noi in questo momento, donaci la grazia di non allontanarci mai da te e la gioia di vivere senza paura la nostra fede nel mondo. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Dio onnipotente, nella tua misericordia grandi cose compi ancora per noi. Aiutaci a riconoscere come Maria la tua azione potente nella storia e a magnificare in eterno il tuo santo nome. Per Cristo nostro Signore. Illumina il cuore mio,
Pregate perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Lo spirito del consiglio che avvolse la Beata Vergine Maria della sua presenza ineffabile scenda su questi doni che portiamo all'altare e li trasformi in offerta pura a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai colmato dei tuoi doni, Maria di Nazaret, perché divenisse degna madre e generosa socia del Redentore. Guidata dallo Spirito Santo, ricercò in tutto e sempre il tuo volere e, magnificando la tua misericordia, aderì intimamente al tuo eterno consiglio di ricapitolare in Cristo tutte le cose. Per mezzo di lui si allietano gli angeli, nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo di tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Augusto Paolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che ha consacrato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nella
Ci ha donato il suo spirito. Con la fiducia e la libertà di figli diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Per ricevere la comunione, la Sua Eminenza si metterà qui al centro. Chi prende la comunione da Don Paolo, ci si avvicina in fila, abbassate la mascherina dopo che vi ha messo il corpo di Cristo nelle mani e si ritorna al posto passando per questo corridoio qua. Da qualsiasi parte della chiesa si ritorna di qua, in maniera che riusciamo sempre a mantenere il distanziamento e fare le cose in sicurezza. I concelebranti, rimanete al vostro posto, vi portiamo Nostro Signore al momento della comunione. Un sacerdote si metterà di qua e un sacerdote si metterà di là, e venite sempre in processione e si torna facendo il giro, i volontari vi accompagneranno. Si dona a te, abri.
See?
Preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri ci rinnovi nel tuo spirito, Padre, perché alla scuola del tuo Figlio, che per mezzo di Maria ci hai donato come consigliere mirabile, impariamo a discernere ciò che è conforme alla tua volontà e siamo salvi nel tuo nome, per Cristo nostro Signore. E allora ancora un grazie sentito a tutti voi, a te Elvio, a tutta la comunità. A Mons. Orelli che ci ha aiutato nella celebrazione, che ha curato e guidato tutta la liturgia, ai ministranti, al coro, a tutti voi che siete venuti, chi da più vicino, chi da più lontano, a tutti i confratelli sacerdoti di Roma e di Siena. Ringrazio in particolare la comunità del Buon Consiglio anche per il dono che tu mi hai consegnato qualche giorno fa, raccolto qui nella comunità una somma di denaro che potrò utilizzare per opere di carità, come giustamente mi hai indicato. E allora che il Signore accompagni e la benedizione e l'intercessione di Maria Santissima continuino ad accompagnare i nostri passi di lei, Madre del Buon Consiglio. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio Padre misericordioso, per l'immenso amore verso la madre di suo Figlio, vi doni la salute dell'anima e del corpo. Gesù Cristo, frutto del grembo virginale di Maria, vi conceda ogni virtù e dono per rendervi più graditi al suo cuore. Lo Spirito Santo vi doni la dolcezza della pace e vi unisca in operosa concordia in seno alla Chiesa Madre. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La Madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Con questa missione andate in pace. Adesso Monsignor Diego Ravelli, cerimoniere pontificio che anch'io ringrazio personalmente, darà lettura dell'atto di presa di possesso del titolo del Cardinale Paolo Lo Iudice. Dopodiché io e alcuni rappresentanti della parrocchia sottoscriveremo l'atto. Partita la benedizione solenne e compiuto il congedo liturgico,
Dalla Roma, presso la chiesa di Santa Maria.